Benvenuti amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, dalla parte dei cittadini, la rubrica cura della CISL Abruzzo Molise in onda sulle nostre frequenze. Oggi parleremo di un tema molto caldo da tutti i punti di vista in queste settimane, che è quello caro bollette, ma non solo di quello. Parleremo con Alberto Corraro, che è il responsabile della Diconsum di Pescara. Benvenuto Alberto. Grazie e buongiorno a tutti. Ecco, in queste settimane, dicevo all'inizio, si parla molto di questi rincari delle bollette di acqua, luce, gas che insomma stanno già arrivando nelle case di molti di noi. Era proprio una doccia fredda inaspettata oppure si poteva fare qualcosa per evitarlo? Ma le turbolenze sono un po' come le trombe d'aria, come i tornado. Arrivano perché il tempo fa i capricci e accade un po' così, insomma. C'è anche molta imprevedibilità in queste vicende, perché sono legate a situazioni che vanno oltre i confini del nostro paese, e quindi penso alle situazioni geopolitiche, all'instabilità, il petrolio naturalmente, le variazioni del prezzo all'ingrosso del petrolio, e come anche quello del gas naturale. In sostanza si crea quello che oggi abbiamo, insomma, una sorta di turbolenza che ovviamente colpisce direttamente i cittadini, i cosiddetti utenti, i cosiddetti consumatori, non soltanto le persone fisiche ma anche le persone giuridiche. Parlo delle piccole e medie imprese, ovviamente, che risentono degli aumenti della materia prima, perché questo poi si trasferisce. È un maggior costo, ovviamente, e si trasferisce, potrebbe anche causare una ripresa pericolosa dell'inflazione, che è già ripresa, ci sono già elementi di preoccupazione per quanto riguarda il costo della vita, banalmente chiamiamolo così. C'è una buona notizia da un lato, perché riprendono i consumi, però dall'altro l'inflazione preoccupa sempre quando aumentano i prezzi. Sì, se andiamo a vedere, ci sono, adesso siamo sull'1,4, sull'1,5 percentuale, se non ricordo male, come variazione annuale rispetto all'anno scorso, e quindi ecco l'inflazione. Quindi nel complesso fa bene il governo a preoccuparsi di mantenere i prezzi del gas e dell'energia elettrica sotto un certo livello, insomma, ecco, questo possiamo dire. D'altro canto, che cosa potrebbe fare nell'immediato il governo, visto che, come ha già detto poc'anzi, il problema va oltre i confini nazionali? Potrebbe tagliare, eliminare dalla bolletta i cosiddetti oneri di sistema. Lì potrebbe intervenire. Dicevo poc'anzi come è oggi la spesa Media di una famiglia, insomma, è aumentata, è vero, per quanto riguarda, diciamo, le bollette. Com'è la situazione? Ma per le seconde case soprattutto sì, perché la tariffa, le tariffe luce e gas sono meccanismi complessi che anche io faccio fatica a capire, lo voglio dire subito qui, sono molto complessi. Basterebbe dare uno sguardo al sito dell'ARERA, la nostra autorità di vigilanza. Io invito i cittadini a fare questo, che è anche molto istruttivo, perché è anche ben fatto il sito ARERA. Lì ci si rende conto della difficoltà di leggere persino le bollette, ma la difficoltà principale è
la ripartizione dei costi, come si arriva a determinare la tariffa. Sono calcoli davvero complessi. Ci vorrebbe il matematico dell'Università di Palermo che dopo 20 anni ha risolto un'equazione che era rimasta irrisolta. Sì. Però tornando a noi, ecco, io qui davanti la cosiddetta torta che diciamo fotografa la situazione per quanto riguarda la luce dell'ultimo trimestre. E come, diciamo, qual è la spesa di una famiglia che consuma mediamente 2700 kWh di energia elettrica in un anno e con una potenza installata di 3 kW? Allora diciamo che il 60%, diciamo il 59,2% della spesa complessiva è relativa alla materia prima, al costo del gas in sé. Il trasporto e la gestione del contatore assorbe il 17,5%. Poi abbiamo le imposte, il 12,6% è per le imposte. E poi ci sono quei famosi oneri di sistema che pesano sulla nostra bolletta per una quota pari a circa l'11%. Quindi i margini non sono molto, molto alti, soprattutto per il prezzo all'ingrosso della materia prima. Allora che cosa potrebbe fare il governo? Intervenire o sugli oneri di sistema o sulle imposte o su entrambi, riducendoli. Quindi, ma riducendoli come? Li dovrebbe spostare sulla fiscalità generale, altrimenti non vedo come quindi il principio è un po' tolgo da una parte e metto dall'altra. E metto dall'altra, insomma. Quindi, comunque, ecco, questa è la situazione. Eliminare comunque dalla nostra spesa questi una parte degli oneri di sistema e una parte delle imposte è fattibile. Adesso ci saranno i tecnici del Ministero a verificare se questo è possibile e in che misura. Anche perché quando sento parlare io personalmente di oneri di sistema mi viene da domandare cosa sono intanto questi oneri di sistema, sì, e se questi soldi poi non dovrebbero servire per esempio per migliorare gli acquedotti. Ma lo vogliamo dire che cosa servono questi oneri di sistema tanto bistrattati? Perché qui c'è pure da dire, insomma, sì. Perché paghiamo questi oneri di sistema? Intanto sono classificati con gli acronimi A2, A3 o con A2, A3, A4, A5, ad ogni sigla, diciamo così, corrisponde. Per esempio, ci sono i cosiddetti oneri nucleari, parliamo di luce, perché poi, sì, poi per il gas il discorso è diverso. Ci sono gli oneri nucleari che gravano, quindi noi paghiamo una quota sulla nostra fattura mensile o bimensile per le attività di smantellamento delle centrali nucleari che avevamo in piedi fino a adesso non ricordo esattamente, comunque c'è la centrale di Garigliano, sì, a Terno, c'è la centrale di e altre fino a centrali, diversi anni, insomma, fa comunque le avevamo in piedi. Abbiamo deciso con un referendum di abbandonare il nucleare e una parte dei costi che noi sosteniamo in bolletta servono per lo smantellamento, altrimenti. Poi dopodiché ci sono una voce molto 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 importante, gli incentivi alle fonti rinnovabili, cioè il nostro futuro. Qui stiamo parlando di una società che deve basare i propri consumi non più sul petrolio, non più sul gas, no? Le cosiddette fonti tradizionali che stanno devastando il pianeta, ma guardare al sole, all'eolico, all'idroelettrico, guardare sempre di più anche alla microgenerazione. A proposito di questo vorrei dire, dovremmo in tutti i modi incentivare, far decollare davvero il
famoso, famigerato 110%. Mm. Perché che cos'è quel numero? Quel numero rappresenta una rivoluzione per noi. Il 110% è una possibilità straordinaria, formidabile, di ridurre i nostri consumi, intervenendo sugli immobili, sulle centinaia di sui milioni di immobili che ci sono in Italia. Noi possiamo abbattere i consumi di luce e gas in modo formidabile con il rivestimento, con il cosiddetto cappotto termico, con altri interventi previsti dal 110%. È una cosa straordinaria quella lì, perché noi dobbiamo cambiare, dobbiamo modificare il nostro approccio. Quindi, quando io dico che c'è sugli oneri cosiddetti oneri di sistema, quando vediamo incentivi alle fonti rinnovabili, ma qui dobbiamo toglierli questi incentivi, li aumenterei persino, cioè sarei disposto a pagare di più la luce pur di vedere una svolta verso la cosiddetta economia green. Sì. Dopodiché ci sono le agevolazioni per il settore ferroviario. Vogliamo fare a meno vogliamo togliere queste agevolazioni al settore ferroviario, oppure vogliamo continuare a riempire le nostre strade, autostrade di camion, di macchine, intasiamo tutti i giorni, ci inquiniamo, moriamo di asfissiati, eccetera. Dobbiamo incentivare il trasporto su rotaia. Tra l'altro io personalmente, questo do anche una mia esperienza personale, io che uso ormai quotidianamente il treno anche per gli spostamenti urbani, certo, perché si può, ho notato che c'è stato un aumento anche da parte dei più giovani, perché con la pandemia, certo, la gente tende ad evitare l'affollato autobus per il più tranquillo treno. È una fonte che inquina meno comunque rispetto al trasporto sul gomma. Ma molto meno. C'è la ricerca di sistema per le fonti rinnovabili, anche per il nucleare, il nucleare non tossico, senza scorie, sarà molto, non è di adesso, non è del prossimo anno, ma ci sono le agevolazioni di altro, c'è il bonus elettrico negli oneri di sistema, cioè quella parte che viene richiesta a ciascuno di noi per aiutare i più poveri, i più sfortunati. E viva Radio Speranza, stiamo qui dentro, di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo togliere il bonus di sistema dagli incentivi, che adesso è anche automatico per la luce e il gas dal primo gennaio di quest'anno, ma non possiamo togliere, ecco, allora vogliamo farla un po' di cura dimagrante, dirò una cosa siamo arrivati al vero risparmio che potremmo fare, vero? Vogliamo approfittare di questi aumenti per ridurre un pochettino i nostri consumi. Le nostre azioni quotidiane possono determinare grandi cambiamenti, perché siamo tanti e il cambiamento può essere altrettanto grande. Riduciamo un po' i consumi di acqua, un po' di energia elettrica, del gas. Non vediamo le cose assolutamente negative, ecco, come qualcosa di... Il pianeta urla da tempo. Aiutatemi, sta dicendo la Terra a tutti noi. Aiutatemi, non posso più respirare. L'umanità sta inquinando perché c'è un consumo, c'è il superfluo che sta distruggendo il pianeta. Allora, approfittiamo, senza fasciarci la testa, ma ecco, è una cosa che possiamo fare. Tra poco, fare. Alberto, daremo magari anche qualche consiglio pratico a chi ci ascolta da casa, assolutamente, su come fare. Adesso ci facciamo una breve pausa musicale e poi verremo proprio a questi consigli pratici. Come no? Una variabile infinita da capire per poter stare meglio. Il costo della vita sul finale di partita è la somma esponenziale di ogni sbaglio. Rimane tra le dita quella voglia indefinita della cura esagerata del dettaglio. E passi la tua vita a camminare per restare ancora sveglio. Volano le rondini sul mare, partono ma sanno di tornare. Mentre noi andiamo più lontano ci dimentichiamo qual è il costo della vita. Aiutami,
e se ci credi perdonami. Dimmi come fare per difendermi da te, adesso svegliami, non c'è più nulla da perdere. Dimmi cosa fare per confondermi con te. Io pagherò in contanti, io pagherò in moneta il costo della vita. A volte nella vita c'è una mano sconosciuta da tenere per poter stare il meglio, e non c'è via d'uscita. La questione delicata, può succedere di prendere un abbaglio. Rimane tra le dita l'abitudine malata di portare la tua nave sullo scoglio, e perdi quella voglia di sognare, vuoi restare ancora sveglio. Volano le rondini sul mare, noi che non sappiamo cosa fare, come navi senza più timone, come una prigione, troppo soli nella vita. Aiutami, e se ci credi perdonami. Dimmi come fare per difendermi da te, adesso svegliami, non c'è più nulla da perdere. Dimmi cosa fare per confondermi con te. Io pagherò in contanti, io pagherò. Ed eccoci qua, seconda parte della nostra puntata di Dalla parte dei cittadini. Siamo sempre con Alberto Corraro, responsabile dell'Adiconsum di Pescara. Allora Alberto, siamo pronti, diciamo così, a dare qualche consiglio a chi ci ascolta da casa o in macchina o insomma dovunque si trovi, su come veramente risparmiare in bolletta, perché al di là di quello che può fare o non fare il governo, poi stavo dicendo prima che un modo per risparmiare in bolletta c'è, cioè evitare consumi di acqua, luce e gas che sono assolutamente inutili. Esempio, quando andiamo a fare la doccia, come possiamo fare in modo da, come dire, avere la temperatura giusta però senza sprecare acqua? Sì, ma ecco, io non vorrei sembrare quello che insomma, no, il professore che si mette sul piedistallo per insegnare. Oggi tutti, davvero tutti, abbiamo la possibilità di informarci in maniera veloce e continua attraverso i social media, giovani soprattutto. I consigli per l'uso sono dappertutto, nel dovunque. Secondo me manca la volontà. Cioè, sì. Scusatemi proprio, ma manca la volontà, ma questo è un problema che ho io prima di tutti, manca la volontà. Dobbiamo tutti capire, a partire da me stesso, dobbiamo sacrificarci un po' per evitare che la situazione del pianeta, che la crisi climatica si aggravi. E allora la riduzione, visto che siamo in tema di energia, la riduzione, l'aumento del costo dell'energia non deve impensierirci più di tanto. Certo, bisogna evitare che gli aumenti, come dicevo poc'anzi, creino affanno ad un'economia che già di per sé è in difficoltà, perché veniamo fuori da una situazione sanitaria difficile. Però dentro però una proprio quella situazione che dovrebbe farci riflettere su quanto è importante l'ambiente, insomma, lo diciamo quest'ultimo minuto a nostra disposizione. Adottiamo piccoli ma importanti meccanismi di riduzione. Sappiamo come fare, non dobbiamo ripetere, sappiamo come fare per ridurre. Per esempio,
evitiamo assolutamente di riempire le vasche da bagno per no, per lavarci. La doccia è molto più il famoso, quando ci si lava i denti, chiudiamo l'acqua e via dicendo. Ci sono tutte queste cose che ormai sentiamo come un mantra. Da tutte le lavastoviglie col programma ecologico, la lavastoviglie con il lavaggio, la lavatrice anche con il lavaggio ecologico, i diffusori per ridurre quelli che si applicano ai lavandini. Bisognerebbe fare un'operazione di grande portata, per esempio sugli sciacquoni, no? Come li possiamo chiamare? Ecco, nelle nuove installazioni, nelle nuove abitazioni ci sono quelli che possono, no, che rilasciano più acqua e meno acqua. Lì sono litri e litri di acqua, lì è uno degli usi più, diciamo, massicci, quello del bagno, del water. Ecco, lì si dovrebbe fare un intervento sugli immobili. Ma credo che proprio lì bisogna fare, io tornerei al 110%. Dovremmo tutti quanti noi incentivare, no? Perché c'è una certa ritrosia ad accettare questo 10%, 110% per una serie di cose. Il governo deve rendere più fluide i passaggi burocratici e i cittadini devono guardare con molto interesse, perché questa è una rivoluzione. Questa è una grande rivoluzione, perché ridurrà in maniera forte, formidabile, enorme, i consumi di luce e di gas. E allora noi in una delle prossime puntate magari torneremo a parlare proprio di questo argomento. Per ora ringraziamo davvero Alberto Corraro, responsabile della Diconsum Pescara, da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu. A risentirci. Buona giornata a tutti. Abbiamo trasmesso Dalla parte dei cittadini.